Goffredo Mameli, oggi parliamo di Goffredo Mameli. Questo è un canale di storia, non si può parlare di storia italiana senza parlare di Goffredo Mameli. Ovviamente c'è l'inno di Mameli, racconteremo la storia appunto di Goffredo Mameli e la storia dell'inno. Innanzitutto, chi erano i Mameli? I Mameli erano una famiglia storica aristocratica della Sardegna, che provenivano dalla Sardegna, in particolare dalla zona dello Jastra e comunque anche dalla zona di Cagliari. E un suo trisnonno era diventato addirittura uomo di fiducia di Carlo VI d'Asburgo. Ebbe 11 figli. A sua volta, uno di questi, dei suoi figli diventò un avvocato fiscalista ed era il bisnonno appunto di Goffredo Mameli, e diventò archivista dei viceré. Addirittura archivista del viceregno, a sua volta ebbe 7 figli. Ogni volta i Mameli avevano tanti figli e disperdevano un po' la ricchezza di famiglia, ma i Mameli stessi, ognuno di loro, diventavano ricco di loro praticamente. Infatti, il padre di Goffredo Mameli, Giorgio Mameli, che nasce a Cagliari nel 1798, si imbarca a 13 anni, però grado per grado, giorno per giorno, diventa sempre più il suo grado diventa sempre più importante fino a diventare ammiraglio. Oltretutto diventa anche ricco e quindi fa una ricchezza di mare, tipico appunto delle famiglie aristocratiche genovesi. È una famiglia appunto, lui diventa ricco e si sposa con Adele Zoagli. A sua volta la famiglia Zoagli era una famiglia di marinai, una famiglia ricca genovese, aristocratica genovese, e nasce Goffredo Mameli. Siamo nel 1800, nasce nel 1827. Nasce nel 1827 e fra i suoi parenti addirittura c'è anche Eva Mameli Calvino, la mamma di Italo Calvino praticamente. Cioè, la famiglia Mameli è una famiglia che ha molte connessioni in tutta Italia con l'aristocrazia italiana. Goffredo Mameli è un ragazzo vivace a cui piace la letteratura, a cui piace la musica, a cui piace la politica. È molto nazionalista. A 19 anni si fa notare per la prima volta perché a Genova c'è il centenario della cacciata degli austriaci e lui va in giro con il tricolore. Allora tutti incominciano a chiedere cos'è il tricolore, vogliono sapere, vogliono cominciare a capire cos'è questo risorgimento. Siamo nel pieno risorgimento e Goffredo Mameli a 19 anni è uno dei caporioni di Genova, appunto della zona Ligure, e già incomincia a farsi un nome. Però l'anno dopo, siamo nel 1847, cosa succede? Che lui scrive l'inno. Scrive l'inno di Mameli, appunto, scrive il suo inno, scrive delle parole bellissime, ha bisogno della musica. Allora pensa a un suo amico, Michele Novaro, che è un altro genovese che vive a Torino. Cosa fa lui? Lui praticamente prende, gli manda questa scrittura e dice: senti, ma puoi fare una musica? C'è qualcosa? C'è una base per fare una musica? Michele Novaro è entusiasta di queste parole, fa subito la musica e nasce così l'inno di Mameli, l'inno nazionale di adesso, ma ci arriveremo a quello. Siamo nel 1847, nel 1848 lui è giovanissimo, ha appena 21 anni, praticamente cosa fa? Ci sono le 5 giornate di Milano, Nino Bixio sta organizzando queste giornate di Milano quando arriva Mameli con 300 uomini, sono tantissimi, ma davvero tanti. Allora incomincia a spargersi la voce: Goffredo Mameli, il genovese, il ragazzo di Genova, ha portato 300 uomini. A quel punto anche Garibaldi viene a conoscenza di Goffredo Mameli e lo fa diventare capitano lui nell'esercito di Garibaldi, diventerà una persona importante, ma soprattutto incontra Mazzini e là c'è praticamente lui ha un'ispirazione e scriverà anche l'inno militare, sarà sempre molto legato alla figura di Mazzini. Le 5 giornate in Milano finiscono un po' male, lui ritorna a Genova. Da Genova arriva voce che a Roma praticamente ci sono ribellioni e si sta pensando di instaurare una repubblica. Lui va subito, non ci pensa 2 volte, va a Roma. È già importante, è già uno dei davvero delle figure più importanti del Risorgimento italiano. A Roma cosa succede? Che una delle scaramucce, battaglie, anzi fu una battaglia, si chiamò la battaglia del Gianicolo, fra i francesi e gli italiani, ma prima di questo lui aveva mandato il famosissimo telegramma dove dice: venite Repubblica Roma, che viene mandato a Mazzini per chiamare appunto Mazzini per invitarlo a Roma. Venite Repubblica Roma, fu mandato proprio da Goffredo Mameli, fu Goffredo Mameli a mandare quel famosissimo telegramma. Detto questo, ritorniamo, appunto c'è questa battaglia del Gianicolo dove lui viene ferito e qui c'è una leggenda e una verità storica. Non si è mai capito qual è la leggenda e qual è la verità storica. La leggenda vuole che fosse stato colpito dal fuoco amico, da uno dei
dei suoi compagni d'armi, che sbagliando nello sparare gli colpì alla gamba. La verità storica invece sembra che furono proprio i francesi a sparargli e lo colpirono alle gambe. Fatto sta che lui fu ferito alla gamba. I primi 4 giorni lui perse un po' conoscenza, cominciò un po' a delirare, fu curato malissimo, ma soprattutto incominciò ad avere la cangrena, e a quel punto gli dovettero tagliare la gamba. Dopodiché resistette credo una settimana, non pochissimi giorni prima appunto di ispirare, ma il fatto romantico, molto romantico, è che ogni volta che lui riprendeva coscienza, canticchiava la sua canzone, il suo inno. Suo padre, l'ammiraglio, arrivò a Roma, ma arrivò proprio pochi attimi dopo che Goffredo Mameli era morto. È una storia abbastanza brutta, perché stiamo parlando anche di un ragazzo. Era un ragazzo, quando morì aveva 22 anni, giovanissimo. Il monumento al Varano, il suo cervello è conservato presso, e qua ho preso nota, presso il Museo di Anatomia di Torino. Goffredo Mameli è una figura importantissima del Risorgimento italiano. Non è solo l'inno, lui è davvero un giovane genovese che portò tanta passione, mise sul tavolo tantissima passione per diciamo, il colore italiano, per la nazione italiana, per il popolo italiano. La storia dell'inno: muore Goffredo Mameli, tutti cantavano l'inno di Mameli, fratello d'Italia, l'Italia sei desta, dell'elmo di Scipio sei in città alla testa, che schiava di Roma, Iddio la creò, è lì che muore a Roma. Quindi c'era tutta un'idea romantica appunto su questa storia di Goffredo Mameli, dell'inno, era molto cantabile, però le autorità, che erano monarchiche soprattutto, non gli piaceva questo inno, e infatti loro mantennero come inno nazionale la Marcia Reale fino alla Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il governo decise di farla finita con la Marcia Reale, che richiamava appunto la monarchia, e si riprese questo inno, che era l'inno di Mameli. Il fatto che si riprese come inno temporaneo, non fu mai un inno ufficiale, anche se veniva cantato, anche se veniva utilizzato, non fu mai l'inno ufficiale fino al 2017, quando il Parlamento italiano decise di passare la legge per cui l'inno di Goffredo Mameli e di Michele Novaro sarebbe diventato l'inno ufficiale della nazione italiana. Questa è la figura di Goffredo Mameli. È una figura molto romantica, perché su Goffredo Mameli dovete pensare sempre che stiamo parlando di un giovincello che fece, diciamo, diede così tanto al Risorgimento italiano negli anni più dolce la sua vita, dai 19 ai 22 anni. È davvero una figura, io l'ho studiata la figura di Goffredo Mameli, ma mi è sempre dato quest'aria di tenerezza, di forza, ma di tenerezza allo stesso punto. E infatti è quello che è un po' anche il nostro inno. L'inno nostro non è fortemente marziale, è un inno romantico, un inno di cuore, un inno passionale, che proprio riflette quello che era l'animo di Goffredo Mameli, un italiano. Ciao a tutti, ciao ciao!